Uè ragazzi, prima di farvi vedere la partita seria di oggi, volevo farvi vedere due clip. Prima stavo provando a registrare nella mappa Frost e sono morto da sfigato e quindi la stessa cosa mi è capitata anche in uno scorso episodio di tanti mesi fa, quindi cercherò di farvi vedere tutte e due le clip. Cioè, qualcosa di assurdo ragazzi, quella mappa è veramente maledetta per me, oddio. Grandi colpi ragazzi. Sì, volevi tu provarci. Ha spammato ragazzi, vedete chi spamma? No, figlio di puttana di un Blaze. Ok, vediamo un attimo come fare a giocare contro di questo. Io potrei buttarlo giù. Facciamo finta che io sbaglio, così lui torna indietro. Vabbè, facciamo una cosa. Me ne salgo sopra. No, ragazzi, se mi ammazzano così, io rosico tantissimo, eh. Ve lo dico, io rosico tantissimo. Non ti buzzare! No, porca della puttana! Porca puttana! Porca puttana! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo episodio su Minecraft. Oggi giocherò alle Lucky Island. Andiamo subito a farci una partita, vediamo un po'. Ovviamente da solo. E possiamo andare nella mappa Crossroad. Ok, andiamo in questa mappa. Vediamo se già l'ho fatta. Dai. Ok, sì, questa mappa se non sbaglio l'ho già fatta. E se mi ricordo bene... l'ho anche vinta, quindi speriamo di essere fortunati anche in questa. Ok, primo lucky block. Fortunato o sfigato? Ok, fortunato, abbiamo trovato uno scudo. Mettiamolo qui. Perfetto. Ovviamente la lava, vaffanculo. Ovviamente la lava. Ok, altro lucky block. Grande armatura. Benissimo. E abbiamo anche una bellissima spada filatezza 2. Benissimo ragazzi, alla grande. Quindi ora cosa facciamo? Innanzitutto ci procuriamo un po' di balle per fare bella balla di paglia, così possiamo farci i panini. E siamo veramente prontissimi. Non abbiamo neanche più bisogno di cibo, così li voglio anche buttare, chi se ne frega. Tanto abbiamo il mondo adesso. Non posso buttarmi, ma ancora per poco. E tu che sei lì, ci morirai molto molto male. Cioè, visto che sono messo così bene, dovrei per forza riuscire ad ammazzarli tutti, ragazzi. Perfetto. Facciamo il ponte e andiamocene subito. Lo scudo come mi rompe? Non lo so usare. Ok, vediamo la situazione. Vediamo la situazione. Lì c'è tanta gente. Si potrebbe creare un ottimo combattimento. Wow, dammelo! Mamma mia, come ti sei salvato! Come ti sei salvato! Io devo assolutamente andare, ragazzi. Ok, fatemi salire che li distruggo. Fatemi salire. Fatemi salire. Ok. Un colpo. Un colpo. Ci siamo procurati belle cose, ragazzi. Ottimo. Anche stivali in ferro. Abbiamo anche due enderpearl. Alla grande, sono contentissimo. Abbiamo anche il lanciatore di TNT. E quindi adesso non ce n'è per nessuno, ragazzi. Direi di tornarcene al centro. Vediamo quella dove va innanzitutto. Vabbè, visto che abbiamo i blocchi, direi di non sprecare le enderpearl e proseguire da qui. Poi lancerò l'enderpearl quando vedrò qualcuno. Ma non puoi farmi niente. Ti conviene buttarti. Ok, aveva anche le mele d'oro. Mamma mia ragazzi, meglio di così. Ok, lì stanno combattendo due persone. Io direi di unirmi a questo fantastico combattimento e di punzecchiarli tutti. Questo sta spammando di brutto ragazzi, guardatelo. Ma non puoi fare niente spammandolo, sai? Poi se ti prendo ti ammazzo però.
Vedi, se ti prendo ti ammazzo. Questa è protezione dei proiettili, non me ne frega. E vabbè, ormai non me ne frega più di niente, ragazzi. Ho il mondo qui, Ho il mondo. Vai, 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 che ci muori. Ok. No, ho sprecato un ender per... senza motivo. Si è schiantata, ragazzi, si è schiantata. Cosa aveva di bello? Un cappellino in ferro che prendiamo subito. Dai. Ok, eccolo. E ora siamo messi benissimo, ragazzi. Siamo messi benissimo. Ed è rimasto l'ultimo. È rimasto l'ultimo. Vediamo un po' dove si è nascosto questo. Ma credo che lui sa già che ha perso. Per forza, ragazzi. Perché guardate come sono messo. Cioè, sono fortissimo. Quindi ho una protezione a bomba. Non dovrebbe farmi niente. Quindi dobbiamo solo capire dove si è nascosto. E poi sarà tutto più facile. Allora, ora quello che devo fare è controllarmi tutte le isole, perché questi qui sono dei bastardi nabbi e tendono a nascondersi sotto, diciamo, sotto l'isola. E quindi mo vado a trovare a questo. Ah, eccolo, ragazzi, invece sta lì. Combattiamo. E dai, vai giù, vai giù. Ok, se spammo adesso, ragazzi, è perché sto seriamente in ansia. Sto contro questo. Ok, GG, abbiamo vinto. GG, GG. Grande, ragazzi, grande, bella partita. Vabbè, ragazzi, dai, con questo è tutto e possiamo sentirci anche al prossimo episodio. Ciao, ragazzi, ciao ciao, il tempo che comunque si sbugga. Ok, eccoci, ciao, ragazzi.